Non solo il direttore, diciamo l'iniziativa è Nancy Romano, e lei ha avuto questa idea della rassegna qui al museo, una mattina al museo Passione Musica, ha coinvolto gentilmente, con onore, la giornalista Filomena Carrella, maestro Mimmo Romano e Sudano. Sudano, il sottoscritto Luigi D'Arienzo, in questa, diciamo, avventura per come si è impostata, un po' diverso, un po' fuori dalle righe, direi, nel senso che pur toccando diciamo, la musica classica di un certo livello, come il concerto di oggi, che prevede arpa e viola, con un programma molto interessante di musiche di autori napoletani nella storia, anche contemporanea. Questa è una cosa molto rara e molto preziosa che abbiamo qui al museo. Ma c'è stata anche la musica da camera per strumenti ad arco e voce, e poi ci sono state diciamo, rappresentazioni non musica che ha toccato un po' i paesi del mondo attraverso la world music, attraverso il fado, il jazz e anche musica originale. Quindi abbiamo avuto delle perle qui al museo, che ha interessato 10 concerti, 5 con i ragazzi delle scuole del territorio nolano e 5 aperto al pubblico, sempre sale gremite. Questo veramente è un successo. Un'idea vincente. Direi a questo punto sì, era una scommessa, ma L'abbiamo quest'altra vinta, dai. l'abbiamo vinta Una bellissima grazie idea al vincente. nostro gruppo guidato Sì. da Enzi Romano. Io vorrei dire Grazie. una cosa, che la cosa bella, diciamo, di questa rassegna è il fondamento, diciamo. Senz'altro la musica, la passione per la musica, come ha detto il maestro D'Arienzo, è toccare tanti, tanti settori, diciamo, diversi dalla musica. Ma la cosa bella è stato proprio il rapporto di amicizia che si è creato tra musicisti, pubblico, gli abbonati che ci hanno seguito, il banchetto finale, diciamo, il buffet, gli sponsor, è un'unione. E a noi quello che fa piacere e quello che volevamo ottenere era proprio creare questo Lo rapporto spirito di passione, dell'associazione. il vero associazionismo, e la musica ne deve essere l'esempio principale. Quindi grandi Ok. nomi, ma anche nomi semplici, ognuno ha dato quello che poteva dare, quello che sapeva fare, però l'ha dato con tutto il cuore, e Lei questa è la nostra cosa vuole dire principale. qualcosa? Beh, chiudiamo in bellezza perché avremo al concerto di questa mattina due musicisti d'eccezione che soprattutto l'arpista ha suonato in tutto il mondo e poi è stata docente Del del conservatorio. conservatorio della classe di arpa del Conservatorio San Pietro Ammaiella di Napoli, ha collaborato con le più grandi arpiste del mondo, non ultima la Elisabeth Fontaine Binoche, che è la più grande arpista al mondo vivente, addirittura allieva di Tournier. Quindi abbiamo veramente questa mattina il massimo che si potesse avere come Quindi concerto. hanno veramente Annola nomi d'eccezione per una rassegna di eccezione. L'ultima cosa che voglio dire, che ho dimenticato veramente, le donne in armonia, il coro della Fidaba che ci rappresenta e si è voluto impegnare, ecco, in un canto orchestrato dal maestro D'Arienzo in una versione tutta sua, particolare ed originale, che ha unito non solo le donne in armonia, ma tutti i musicisti in quel rapporto unico di unione, di familiarità e di affetto, che è stata la chiave di volta, diciamo, di questa rassegna. Metto